È possibile tramite una serie di baratti passare da un oggetto senza valore ad una casa? Io ci sto provando in Italia e partendo da un sasso sono arrivato a questo maggiorone cabrio. Ma qualcun altro nel mondo ha già tentato la mia stessa impresa? Kyle McDonald, ragazzo canadese che nel 2006 raggiunse la proprietà di una casa partendo da una graffetta rossa. Impiegò 14 baratti in un anno a completare la sua sfida, ma scopriamolo insieme. In luglio 2005 Kyle scambia la graffetta con una penna a forma di pesce. Poi scambia la penna per un pomello fatto a mano, il pomello per un fornello da campo, il fornello per un generatore onda, il generatore per un fusto di birra e un'insegna al neon della Budweiser, che scambia successivamente per una motoslitta. La motoslitta per una vacanza per due persone a Yak, in British Columbia, che ribaratta poi per un furgone. Il furgone per un contratto discografico. Il contratto per un anno di affitto a Phoenix, in Arizona. L'anno di affitto viene scambiato con un pomeriggio con il cantante Alice Cooper, che a sua volta viene barattato con una palla di neve dei Kiss. La palla di neve con un ruolo nel film di Corbin Bernsen, Donna on Demand. E infine, nel luglio 2006, Kyle baratta il ruolo nel film con una casa a due piani a Kipling, nel Saskatchewan. Proprio come Kyle, anch'io vorrei cercare di coinvolgere un personaggio famoso per andare avanti nella mia impresa. Ma chi potrebbe essere? Condividete il mio messaggio con un personaggio famoso che secondo voi potrebbe aiutarmi e vediamo a chi riusciamo ad arrivare.